tutti e bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Panda Wall Select. Andremo a realizzare insieme un cestino gattoso. Io ero indecisa fra la realizzazione di una borsa o di un cestino e grazie al commento di Giampiera finalmente andremo a realizzare il cestino gattoso. Io ti ringrazio Giampiera e lascio il link del suo canale in descrizione per ringraziarlo ovviamente per avermi aiutata nella scelta tra borsa e cestino. Adesso andremo a realizzare la base, ovviamente a forma di gatto in resina. Questo è il codice dello stampo. Ovviamente tutti i link dei prodotti che andrò ad utilizzare ve li lascio in descrizione insieme anche al codice sconto, che in questo caso è Miss Giulia, scritto con 2 A, per avere appunto il 10% di sconto su tutto il sito. Questo codice è valido ovviamente fino all'11 aprile del 2023, quindi un anno è attivo e quindi potete tranquillamente utilizzarlo se vi va. Vi lascio anche il codice in descrizione. Come vi dicevo, andremo a sviluppare questo cestino gattoso, quindi seguirà questo primo tutorial per la realizzazione della base del cestino a forma di gatto e poi seguirà un secondo tutorial con la realizzazione a uncinetto sempre del cestino gattoso con questa bellissima fettuccia che ho scelto sempre sul sito di Panda Wall Select, ma questa fettuccia fa parte di un kit che è questo qui. Un kit davvero grande, pieno di accessori, e all'interno è presente anche un altro stampo grande, sempre per la realizzazione di cestini o anche di borse. Infatti sul sito con questo kit, se non erro, è realizzato la borsa con questo stampo tondo. Questo kit vi lascio il link sempre in descrizione e se volete vedere questo kit in dettaglio potete tranquillamente vedere il tutto nell'unboxing dove presento appunto il pacchetto di Panda Wall Select. Quindi è inutile che vi rimostro il contenuto del kit, vi lascio direttamente il link qui nella i di informazione per l'unboxing. Quindi adesso andiamo a sviluppare in primis il fondo del nostro cestino e poi, come vi dicevo prima, seguirà un secondo tutorial con la realizzazione a uncinetto. Quindi vado a miscelare la resina. Io utilizzo una resina, questa qui, epossidica. Ho sempre utilizzato questa qui della Resin Pro, dove c'è appunto il componente A e il componente B e il rapporto è di 100 di A e 60 di B. Per questo tutorial voglio utilizzare per la primissima volta, infatti ancora tutta imballata, questa resina della Reschimica, ed eccola qua, ed è appunto la Fill Crystal. Prima volta che la utilizzo, infatti si nota tutta ancora con il cellophane e quindi andiamo a sperimentare insieme con questa resina. Il rapporto di questa resina è sempre di 100 g di A e 60 g del componente B, quindi il rapporto è sempre di 10 a 6. Adesso per questo stampo sinceramente non so quanta resina miscelare, io adesso faccio vari tentativi e poi ovviamente vi dirò la quantità giusta per questo stampo. Rieccomi, allora ho indossato i guanti, bicchiere pulito e vado a versare 50 g di componente A e 30 g di componente B. Vado a mixare il tutto con questo. Giro piano piano la resina per 5 minuti. Rieccomi, sono trascorsi appunto 5 minuti. Adesso pensavo di andare a realizzare la base del nostro cestino con ovviamente resina epossidica con qualche glitterino. Andrò ad utilizzare questi qui bianchi, quindi ne verso un po' all'interno e poi pensavo di utilizzare anche i fiori secchi, optare per una base più delicata visto che la colorazione della fettuccia è bella colorata, sfumata, quindi pensavo per quanto riguarda la parte del cestino, la base,
lasciare il tutto molto delicato, vedete, con qualche glitterino e poi al limite anche un po' di foglia oro e fiori secchi. Ecco qua. Adesso vado a versare utilizzato tutta la resina, e come vedete in alcuni punti devo livellare per bene. Ripassate su tutti i fori, mi raccomando, che poi questi fori ovviamente ci serviranno per andare a realizzare la lavorazione ad uncinetto. Rieccomi, ho selezionato qualche fiorellino e adesso vado ad inserirli all'interno della resina. Speriamo bene. Allora, parto con questo arancio. Ecco, mi sono soddisfatta del risultato, adesso attendo la catalisi e poi andrò a fare un'altra colata di resina trasparente con i glitterini per assicurarmi che tutti i fiori secchi siano perfettamente inglobati all'interno della resina. Questo perché? Perché voi non vuoi i fiori secchi, anche se provi a spingerli all'interno della resina, qualche punto, vedete in questo caso, riaffiora sempre di qualche millimetro. Quindi ho pensato prima di far catalizzare questo strato con i fiori secchi e la foglia oro e poi andare a fare un'altra colata di resina di qualche millimetro, sempre ovviamente trasparente con i glitterini, per assicurarmi che tutti i fiori siano perfettamente all'interno della resina e quindi perfettamente inglobati. Quindi adesso attendo le 12 ore e poi effettuerò da sola questa colata di resina e poi ritorno da voi con ovviamente il risultato ultimato. Rieccomi, finalmente si è catalizzato il tutto e adesso andiamo a scoprire il risultato insieme. Come vedete ci sono anche le tre farfalline e niente, scopriamo. Qui ovviamente devo limare i bordi perché adesso sono un bel po' taglienti. E questo è il risultato. Ovviamente questa luna che vedete qui sono tutti glitter, ma non so se riuscite a vedere dal telefono. Sono tutti glitterini. Cioè, io l'adoro. Ed ecco qui il risultato. Come avete visto, ho tagliato l'eccesso di resina con le forbici e poi ho limato leggermente sia il bordo e sia il retro
dove sono presenti alcuni fori erano un po' taglienti e quindi leggermente li ho limati con la lima. Ovviamente, come vedete, è sempre molto lucido, quindi sono andata davvero molto molto leggera con la limatura. Questo è il risultato. Sinceramente lo trovo anche sprecato per utilizzarlo come fondo di un cestino, ma credo che farò delle modifiche e questo lo farò diventare appunto il coperchio del cestino. Andrò a fare un'altra colata quando avrò tempo, al limite tinta unita, per realizzare il fondo del cestino e poi questo utilizzarlo come coperchio, che è davvero adorabile. Oppure si può utilizzare questa creazione come svuotatasche, perché no, che è davvero molto molto carina. Al limite si possono coprire tutti questi fori con delle mezze perle bianche da 6, andare a coprire il foro in modo da creare anche una sorta di cornicetta che va a definire ulteriormente la formina del gatto e poterlo utilizzare come svuotatasche. È davvero molto molto carino. Voi cosa ne pensate? Ovviamente il tutorial del cestino sarà online, credo, prossima settimana e andremo a realizzare insieme e concludere il cestino con questa fettuccia davvero molto carina e colorata. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!